Grazie.
L'angelo del Signore disse a Maria: hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai e darai alla luce un figlio e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, siamo qui in questo giorno glorioso per onorare la Vergine Maria di Loreto. E onorando lei non facciamo altro che guardare il sole di giustizia che si è incarnato nel suo grembo, Cristo Gesù, il nostro Salvatore e Redentore. E allora, con questi sentimenti di gioia, di esultanza e di festa, insieme chiediamo perdono al Signore per tutte quelle volte in cui non siamo riusciti ad incarnare in noi Lui che è il Verbo della salvezza, Lui che è il sole di giustizia, Lui che è il Re della pace. E mentre chiediamo perdono, chiediamo anche l'intercessione di Maria perché possa farci sempre più discepoli del suo Figlio, ogni giorno della nostra vita. Con questi sentimenti di fede, di speranza e di grande carità, diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie. Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Esultiamo insieme: gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, gloria, gloria.
O Dio che raccogli nella tua Chiesa la moltitudine dei credenti, perché ti riconoscano, ti amino e ti servano, concedi a noi, per intercessione della Beata Vergine Maria di Loreto, di celebrare con viva fede il mistero dell'Incarnazione, fonte della nostra salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dei loro occhi. Non ci sarà più morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Diciamo insieme: grandi cose ha operato il Signore nella Vergine Maria. Grandi cose ha operato il Signore nella Vergine Maria. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha operato il Signore nella Vergine Maria. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Grandi cose ha fatto il Signore nella Vergine Maria. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Grandi cose ha fatto il Signore nella Vergine Maria. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Grandi cose ha operato il Signore nella Vergine Maria. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli, ne prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida: Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. E se figlio, sei anche erede per volontà di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. Ti saluto pieno di grazia, il Signore è con te. Eccomi, sono la serva del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore.
In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Ringrazio il parroco di questa comunità, Don Ignazio, e anche la confraternita della Madonna di Loreto, l'associazione femminile, perché ci avete invitato in questo giorno così santo, in questo giorno di festa, qui a pregare con voi, tutti insieme, la Vergine Maria, perché possa ancora una volta guardarci e portarci al suo Figlio Gesù, colui che porta tra le braccia. Vedete, no? È un giorno particolare di festa nella quale noi con il cuore, con la mente, con l'animo vogliamo andare, vogliamo ripercorrere un po' la strada, il cammino, e andare lì, sul colle di Loreto, per entrare in questa casa benedetta, dove Maria ha ricevuto l'annunzio d'amore da parte dell'Arcangelo Gabriele, l'inviato di Dio. È un grande mistero, e anche voi che portate avanti questa devozione, non è una tra le tante devozioni, è proprio un riferimento costante che dovreste e dovremmo avere per il mistero grande di Dio d'amore per l'uomo e per la donna di ogni tempo, il mistero del suo Figlio che si incarna nel grembo di Maria per portare a noi la salvezza perduta a causa dell'antico peccato. Allora vedete, non possiamo fare altro che guardare di qui da lontano quella casa benedetta ed entrare con il cuore, con i sentimenti, con tutta la nostra fede, piccolina e semplice, per poter chiedere veramente la grazia attraverso lo Spirito Santo di poter comprendere sempre di più questo grande mistero che ci avvolge e ci sorpassa, il mistero d'amore di Dio. E vedete, no? È stato proclamato poc'anzi proprio il Vangelo, tratto da Luca, che racconta di quel momento così importante, di grande tremore, di grande timore, di grande gioia che è avvenuto in questa casa, il momento in cui l'Arcangelo Gabriele si è presentato a Maria, svelando a lei il mistero di Dio. È un grande mistero. E la cosa che ci rallegra ancora di più a noi è che non siamo stati noi ad andare da Dio, ma è Dio che ha fatto questo grande passo ancora una volta d'amore per noi, entrando in casa nostra. Ma voi vi rendete conto? Il Signore che entra in casa nostra, in una semplice casa fatta di pietre, lì dove vivevano Maria, Giuseppe, eppure il Signore non si è disdegnato di entrare nella nostra umiltà, nella nostra semplicità. Lui conosce bene ciascuno di noi, conosce bene la nostra pochezza, i nostri limiti, eppure Egli è voluto venire in casa nostra per adornarci dei suoi più grandi doni. Vedete, no, questo è un grande mistero che non riusciremo mai a comprendere fino in fondo, o meglio, possiamo comprenderlo solo se ci buttiamo teneramente tra le braccia della Trinità. E come fare per entrare nelle braccia della Trinità, di questo canto d'amore che si eleva in eterno?
Lo possiamo fare attraverso l'aiuto di Maria, che noi invochiamo in maniera particolare, lei che è madre di Dio e che è madre nostra. Vedete, tanti santi si sono recati sul colle di Loreto, tantissimi santi, re, regine, pontefici, gente semplice, e nel momento in cui hanno barcato le soglie di questa piccola casa hanno sentito veramente un tremore, hanno veramente sentito un'emozione grande. Padre Pio per primo diceva, no? Quando andava qualcuno da lui diceva, ma Padre Pio, tu non sei stato mai a Loreto? E gli dice, no, non sono stato mai a Loreto, ma se per caso dovessi entrare in quella casa benedetta, io morirei di emozione. Eppure lui, no, con lo spirito si recava spesso in quella casa per comprendere questo grande mistero di Dio che viene a incontrare l'uomo, per rinnovarlo ancora una volta e per adornare la nostra casa fatta di peccato in una casa ricolma della grazia sua. E allora noi non possiamo fare altro che oggi, no, entrare con il cuore, la mente, con tutte le forze in questa casa e rallegrarci anche noi perché il Signore ci ha visitato. Il Signore è voluto venire a far parte dei nostri affari, delle nostre cose, delle nostre vite, per riportarci ancora una volta a quell'immagine splendida che è in noi da sempre, quell'immagine che è la sua stessa, un'immagine sorridente, ricca d'amore, poiché siamo figli suoi, fratelli in Cristo Gesù. Si racconta tra i tanti che sono andati in visita a questa casa, tra tanti santi, San Luigi per esempio, no? San Luigi è passato diverse volte dalla Santa Casa di Loreto, rapito, San Giuseppe da Copertino, addirittura, no, lontano, ancor prima di arrivare a Loreto, guardava da una finestrina mentre si recava verso Osimo e guardava questa casetta da lontano. E lui vedeva addirittura gli angeli che salivano e scendevano e cantava: «O gloriosa casa, nella quale il Verbo è nato, quanto fosti fortunata e felice!» Rapito in estasi, dicono i biografi, addirittura si spinse fino ad arrivare vicino a un albero in fiore di pesco e lì poter contemplare la casa santa che ospitò Maria e Giuseppe. San Gaetano da Tienia si racconta, no, che spesse volte era entrato in quella casa e aveva celebrato lì la messa, ma un giorno proruppe così in tanto pianto per l'emozione e la grazia che la Vergine Santa fece a lui nel riscoprire gli stessi sentimenti che furono i suoi nel momento in cui l'Arcangelo la visitò, che addirittura Gaetano da Tiene non riuscì neanche a dire più messa. Era appena arrivato sull'altare, ma decise, no, perché pianto dirotto, addirittura di ritornare in sagrestia. Tanto era l'emozione e la grazia che sentiva da quelle pareti. E così via, una lunga schiera, San Pio V, Giovanni XXIII, San Giovanni Paolo II, Papa Luciani, tutti coloro che sono entrati in questa casa hanno potuto respirare il sì di Maria. E noi lo respiriamo ogni giorno nel momento in cui veramente ci affidiamo attraverso l'intercessione di Maria e di Giuseppe, ci affidiamo a loro per poter riscoprire sempre di più la nostra, la casa di Dio nel nostro cuore. Cosa allora ci insegnano, no? Ci insegna tutto questo, ci insegna che sì, col pensiero entriamo nella casa di Loreto, vogliamo comprendere questo mistero, ma oggi chiediamo a Maria questa preghiera così semplice, diciamo: Vergine Santa, tu che hai potuto accogliere nella tua casa colui che è l'Eterno, che si è fatto carne in te, permetti anche a noi di fare dei nostri cuori una casa accogliente, buona, dove possiamo incarnare anche noi il Figlio tuo Gesù, per poterlo portare dovunque, per poter portare il messaggio d'amore, di speranza e di pace in un mondo travagliato, dove non si riscopre più la bellezza e il sereno del volto d'amore di Dio, colui che ha donato tutto se stesso fino a salire sul legno della croce. È questo che noi chiediamo oggi con supplichevole emozione alla Vergine Maria di Loreto, che possa donare a noi giorni sereni, la salute nel corpo e nello spirito, ma soprattutto,
e sottolineo soprattutto la grande grazia di fare del nostro cuore la sua casa. E allora sì, che potremo incontrare Gesù il Salvatore, colui che è il sole di giustizia, colui che dona a noi la pace, colui che dona a noi quella identità viva, vera, uguale a quella del Padre, da cui proveniamo, dal quale siamo stati creati per immenso amore e dal quale noi vogliamo ritornare per poter essere un'unica cosa con Lui, l'eterno amore. La Vergine Maria di Loreto ci ascolti in questo giorno e in quest'ora solenne e a Lei affidiamo tutti i nostri sospiri, i nostri desideri, il nostro desiderio di pace, perché veramente la pace possa tornare in questo mondo travagliato. A Lei affidiamo le nostre famiglie, gli anziani, gli ammalati, tutti coloro che portiamo nel cuore, perché se in ciascuno di noi la casa di Maria fosse veramente presente, ciascuno di noi potrebbe portare impresso nel volto il sorriso di Dio, colui che non si è sdegnato di venire in mezzo a noi e di renderci felici, a noi tristi, a causa dell'antico peccato. La Vergine Santa ci assicuri questo. Giuseppe ci accompagni verso Gesù, che è il Salvatore. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Professiamo la nostra fede nel Signore che ci ha amato infinitamente, diciamo insieme: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, nel celebrare con gioia le prerogative e la missione della Beata Vergine Maria di Loreto, nostra celeste patrona, eleviamo a Dio la comune preghiera e ringraziamolo. A Lui che ci ha donato Maria come madre e modello di vita cristiana, preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per Papa Francesco, per il Vescovo Domenico, per i sacerdoti, perché in comunione con lo Spirito Santo guidino i fratelli con l'esempio e la parola verso la casa del Padre, preghiamo. Ascoltaci. Per le nostre famiglie, perché vivano unite nella fede e nell'amore, con l'aiuto e l'esempio della Santa Famiglia di Nazaret, divengano vere chiese domestiche. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i devoti della Santa Casa, perché la Madonna di Loreto li aiuti ad accogliere Gesù come ella lo accolse e lo portò in grembo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i confratelli e le consorelle, perché alla luce dello Spirito ricoprano sempre più il senso e il valore della vocazione e si impegnino a viverla con la stessa fedeltà con cui la Madonna cooperò al piano divino di salvezza. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti soffrono nel corpo e nello spirito,
perché nel cuore della Beata Vergine Maria trovino sostegno per la loro fede, certezza per la loro speranza e conforto nel dolore. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti viaggiano in terra, in mare e in cielo, perché la protezione della Beata Vergine di Loreto, nostra celeste patrona, li faccia giungere felicemente alla meta desiderata. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Offriamo alla Vergine Santa tutte le nostre intenzioni. In maniera particolare vorrei pregare con voi per il seminario minore di Molfetta, perché il Signore possa benedire questi ragazzi, ma soprattutto possa mandare, ispirare altri ragazzi a seguire Gesù il Salvatore, per poterlo portare poi nel mondo con la freschezza, l'entusiasmo, la gioia, che furono i tratti caratteristici di Maria quando accolse l'annunzio di Dio. Per questo noi preghiamo, ascoltaci, Signore. Guarda con bontà, Signore, il tuo popolo, che sia lieta di avere la Vergine Maria di Loreto come madre e patrona. Concedi a ciascuno di noi, per la sua gloriosa intercessione, la fedeltà alla vocazione cristiana e di godere in cielo la visione beatifica, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore. O Dio Onnipotente, che hai accolto e benedetto l'assenso di Maria al tuo piano di salvezza, accogli i doni che ti offriamo e trasformali per noi in sacrificio a te gradito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo
alto i nostri cuori. E rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio nella festa della Beata Vergine Maria di Loreto. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo.
Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Corrado, Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce, Santa Teresa di Gesù Bambino e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza e ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che hanno zelato la devozione verso la tua madre Maria di Loreto. E tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, con la gioia di poter incarnare anche in noi, nel nostro cuore, il Signore Gesù, così come fece Maria, dicendo sì al progetto di Dio, insieme cantiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi, pieno di grazia e di verità. Preghiamo. O Dio, che in questa celebrazione, in onore della Beata Vergine Maria di Loreto, ci hai resi partecipi della tua redenzione, fa che godiamo la pienezza dei tuoi benefici e comunichiamo sempre più profondamente al mistero della salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Ora recitiamo insieme la supplica alla Vergine Maria di Loreto, affidando a lei ogni nostro desiderio, e il desiderio della pace nel mondo intero.
O Maria Santissima, Vergine gloriosa e potente di Loreto, noi ci prostriamo innanzi a te e con umile e confidente preghiera ti supplichiamo di ascoltare i nostri desideri, di gradire i nostri omaggi. L'umanità, o Maria, è travagliata da molti e gravi mali, dai quali invano cerca di liberarsi da sola. Essa ha bisogno di pace e bene, di verità e di amore, e comprende che invano cerca tutto ciò lontano dal tuo figliolo divino, perché egli solo ha parole di vita eterna. Ebbene, o Madre nostra Santissima, tu che lo portasti nel tuo seno purissimo e che con lui per tanti anni vivesti nella Santa Casa che gli angeli trasportarono a Loreto, ottienici la grazia di vivere sempre a lui strettamente uniti nella fede più profonda, nell'amore più ardente. Sulle ali di questa fede e di questo amore, noi ci portiamo in spirito dentro la tua casa benedetta. All'ombra di essa, la presenza della tua famiglia fu ed è la Santa Casa per eccellenza. Noi vogliamo portare tutte le famiglie cristiane, perché da Gesù ogni figlio impari l'obbedienza ed il lavoro. Ogni donna da te, o Maria, apprenda l'umiltà e la purezza. Da Giuseppe, che visse per te e ti fu sposo immacolato, ogni uomo impari ad amare e servire Dio fedelmente e venerare il tuo santissimo nome. Molte famiglie oggi, o Maria, non sono più un santuario ove si ama e si serve Dio, e perciò ti preghiamo affinché tu ci ottenga che ogni casa sia santa come la casa tua, ogni famiglia imiti la famiglia di Nazareth, riconoscendo ogni giorno e amando sopra ogni cosa il tuo figliolo divino. Come un giorno, dopo tanti anni di preghiere e di lavoro, egli uscì da questa casa santa per far sentire la sua parola che è luce e vita, così anche oggi dalle sante mura che tanto potentemente ci parlano del suo divino amore, giunga agli uomini che vivono nelle tenebre del peccato e dell'errore l'eco della sua parola onnipotente che illumina e converte. Ti preghiamo, Maria, per il Santo Padre Francesco, per la nostra patria che vogliamo tutta di Dio, per i poveri peccatori e per la Chiesa del tuo Gesù, affinché tutti i popoli ascoltino la sua parola e vengano diritti al porto di salvezza. O Maria Santissima, in questo giorno così bello e memorando, uniti ai tanti milioni di devoti che in questo momento con il loro spirito ti venerano nella Santa Chiesa, ove fosti immacolatamente concepita e venisti alla luce con la più viva fede, ti ripetiamo con l'Arcangelo Gabriele: Ave, o piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne. Sì, Ave, o Maria, del Padre Celeste, figlia primogenita. Ave, o Maria, dello Spirito Santo, sposa immacolata. Ave, o Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Ave, Maria, rifugio dei peccatori. Ave, Maria, consolatrice degli afflitti. Ave, o Maria, aiuto dei cristiani. In mezzo alle tempeste della vita e nelle frequenti tentazioni, l'anima nostra si abbatte e rattrista, ma noi guardiamo te e ti salutiamo. Ave, porta del cielo, ave, regina delle vittorie, ascenda la nostra supplica al tuo trono, Maria. Essa ti dica i nostri gemiti, i nostri desideri, la nostra fede, il nostro amore per Gesù e per te, o Madre dolcissima. La nostra preghiera ridiscenda sulla terra in pienezza di grazie, che diffondano dovunque il Regno Santo di Dio, così sia. Salve Regina, Mater misericordiae, vita in cielo, et spes nostra salve. Ave Maria, et spes filii,
pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, gratiam tuam, quesumus domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tu incarnazione cognovimus, per passione meius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Santissima di Loreto, prega. Maria Santissima di Loreto, prega. Maria Santissima di Loreto, prega. Bene, al termine di questa solenne celebrazione, voglio ringraziare il parroco Don Ignazio che mi ha invitato insieme alla comunità parrocchiale di Santa Teresa e poi ringraziare con gioia la confraternita e l'associazione di Maria Santissima di Loreto perché avete voluto pregare con noi. Il Signore sono sicuro che ci ascolterà e ci ascolterà non domani, oggi stesso, perché Egli la salvezza la porta oggi, nel nostro oggi, nella quotidianità delle nostre esistenze, nella nostra semplicità. E poi questo mi sembra anche il momento più bello per augurarvi ancora a voi buon avvento, buon cammino di avvento in preparazione alla solennità del Natale, perché veramente Maria ci possa portare Gesù, quello che noi attendiamo con ansia, con amore e con gioia. C'è un'antica tradizione in alcuni paesi, anche delle Marche, che vuole che nel presepe, nella parte alta, si metta proprio un'immagine della Madonna di Loreto. Perché? Questa cosa la sapevate? Ecco. Perché la tradizione popolare dice che sia proprio la Madonna, che veneriamo oggi, la Madonna di Loreto, a portare il suo figlio Gesù nelle case dove i fedeli avranno preparato una culla per ospitare il Salvatore del mondo. Noi, ecco, oltre a preparare il presepe, vogliamo preparare veramente il nostro cuore perché possa essere la culla dove ospitare Gesù. E noi Gesù lo vogliamo incontrare veramente, concretamente, per questo motivo che siamo venuti qui in questo giorno a pregare la Vergine Santa, perché vogliamo incontrare faccia a faccia il Salvatore del mondo che si è degnato di venire in mezzo a noi e donarci la gioia. E allora veramente Maria, la Vergine Santa di Loreto, possa ispirarci questi sentimenti e così come si fa in questa tradizione, che si pone la sua effigie nel presepe, possa veramente Maria, la notte di Natale, bussare le nostre case, bussare le case di tutti gli uomini di buona volontà e di tutte le donne di buona volontà, per portarci Gesù, il Sole dell'Eterno, il Principe della Pace, colui che porterà a noi la gioia, colui che muta, come dice il profeta, i nostri abiti di lutto in vesti di gioia. Auguri a voi e buon cammino. Ringrazio anche i ragazzi che sono venuti, alcuni del seminario, e loro sono venuti con affetto qui in questa comunità che è sempre accogliente, colui che ha anche ci ha lietato con la musica, e anche Sergio, al quale vanno anche la nostra preghiera, perché lui insieme a Maurizio e a Marco il 26 di dicembre diventeranno diaconi al servizio del Signore, che possano anche loro portare come Maria il Verbo a tutti coloro che incontreranno. Grazie ancora. Riceviamo la benedizione solenne, a ogni invocazione rispondete Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine Maria, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre in ogni luogo, per l'intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Beata Vergine Maria di Loreto, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, e Padre, e Figlio, e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, accompagnati
dalla Vergine Santa di Loreto, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona festa e buona giornata. Thank you.